Buon salve a tutti ragazzi, buon salve a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video del giorno dopo della partita del Napoli, o per meglio dire della vittoria del Napoli. Ieri difatti il Napoli ha vinto per 4-1 a Lecce, non giocando in maniera proprio spettacolare, bisogna dirlo, però ha vinto 4-1, tutti zitti e a casa, ci siamo portati 3 punti. Adesso possiamo pensare a dopodomani contro il Cagliari, ma visto che questo è un giorno dopo di Lecce-Napoli, cerchiamo di analizzare al meglio tutta la giornata di ieri, non solo della partita. Perché non ho detto non solo della partita? Perché lo stadio di Lecce, soprattutto un settore, è stato al centro di una vergogna inaudita. E non solo lo stadio di Lecce, purtroppo in tutti gli stadi succede questa cosa. Lancio di oggetti, offese, e non parlo di cori, perché i cori io mi sento e non li sento, me ne sbatto il cazzo, ok? Però il lancio di oggetti, questo poteva ferire una persona, ok? E visto che lo lancia chiunque, perché è impossibile individuare proprio il colpevole, io spero che queste personcine, che sono più di una, vengano individuate e mandate in galera, come succede in Inghilterra. Ma visto che noi non siamo in Inghilterra e facciamo passare tutto sotto traccia, se ne parla, e poi non succede nemmeno quasi. Ok, poi sotto ai commenti ho ricevuto, a parte goduria, perché il Napoli ha vinto. Il Napoli se gioca con Liverpool come martedì, sì, o gioca come ieri contro il Lecce, io godo se vince, godo, non devo e non dobbiamo dare retta a nessuno, non dobbiamo chiedere permesso quando godere, ok? Tessere di carciofo? Se voglio godere, godo, me ne sbatto il cazzo, poi ovviamente rispetto per tutti, ovviamente. Bene, quindi non tirate i trofei alla cazzo, perché manco voi avete vinto un cazzo. Solo a maggio si vedrà chi vincerà. Quindi per adesso fateci godere per una nostra vittoria, che poi godere per le sconfitte altrui lo reputo patetico, lo reputo stupido e lo reputo anche triste. E mi rivolgo anche verso i miei colleghi, tra parentesi. Poi pubblicizzo il gruppo Telegram. Perché ieri, dopo una vittoria, mi hanno rotto cazzo due individui che sicuramente mi commenteranno, oppure usciranno dal gruppo, me ne sbatto i coglioni, che si permettono di criticare il Napoli, dopo una vittoria, si permettono di fare polemiche, si permetteranno di criticare Llorente, che ha fatto la doppietta, reputandolo un lampione, reputandolo limitato, reputandolo lento. Ma io mi ho vinciuto, esultiamo! Ma che cazzo mi prende? E poi saltano Lukaku! Ma siete seri? Lukaku ha fatto un gol del derby! Bene, ma prima del gol che cazzo ha fatto? Lukaku, niente! Llorente che ha fatto con Lecce? Si è guadagnato il rigore, ha fatto doppietta! Ha protetto la palla! Non ha sbagliato un passaggio! Ma Lukaku è più giovane, più bello, perché è costato 70 milioni, mentre Llorente ne ha 34 anni, è venuto a pensione, giustamente, per molti è venuto a pensione, giustamente, è venuto a zero, e quindi Llorente è più scarso rispetto a Lukaku. Va bene, io l'ho sempre reputato non scarso Lukaku, ma sopravvalutato, che è diverso, ok? Bene, per coloro che continuano a farmi girare i coglioni loro e il paragone Lukaku Llorente, ma vi da buffata e palla, che godiamo per i nostri giocatori, per Llorente che ha fatto un gol con Liverpool, ha fatto un assist con la Sampdoria, ha fatto doppietto con Lecce, ma sicuramente sotto i commenti ma quello ha segnato con Lecce, vabbè, non godete mai, ma io non godete mai, rilassatevi, godetevi la vittoria del Napoli una volta per tutte, come sto godendo io che non godevo da pazzi, da tempo. In queste settimane sta uscendo il mio vero essere tifoso, non so perché, sarà la fiducia, sarà la calma, saranno le troppe aspettative e poi a maggio la prenderemo in quel posto, ma io sono, non lo so, mi sto reputando più tifoso, non lo so, rispetto agli ultimi anni.
Vabbè, comunque un giorno dopo, molto, diciamo così, sobrio, un giorno dopo tranquillo, un giorno dopo, dopo una vittoria schiacciante, una vittoria dove però il Napoli ha rischiato qualcosina. Perché il Lecce, apro e chiudo parentesi, è una signora squadra, per me è una bella squadra che per me potrebbe salvarsi se continua a giocare con questa intensità e con questa voglia. Anche perché noi abbiamo fatto delle cappellate che se loro avessero segnato non mi fa avanzare. Ma comunque loro nei primi 20 minuti hanno creato due occasioni grazie, come al solito, alle nostre puttanate. Noi nei primi 20 minuti abbiamo sbagliato diversi cambi di gioco, diversi passaggi, abbiamo regalato diverse palle agli altri. Boh! Cioè, c'è stato un tratto in cui il Napoli, secondo me, ha sottovalutato il Lecce. E poi c'è dall'altra parte che il Lecce non si aspettava un Napoli cambiato. Perché il Napoli, e non mi si dica che non è vero, come è successo con un professore ieri sotto al video, perché io l'ho chiamato professore, e sta da sta sul zitta per me, poi ogni libertà è libera, ma offendere la mia intelligenza sta zitta, perché basta vederlo... Basta vederlo che cosa è successo in campo, poi è logico, dalla televisione si vede un modo, sugli spalti si vede un altro modo, però io dalla televisione ho avuto l'impressione che il Napoli non ha giocato con 4-4-2 come il suo solito, ma ha giocato con un 4-3-2-1 con Insigne e Milik dietro l'unica punta, Llorente, soprannominiamolo, o pensionato, perché per molti è un pensionato, ok? Pensionato, due gol, vabbè. Poi è vero che Fabian Ruiz e il Mas hanno giocato più larghi, è ovvio, ok, però secondo me il nuovo assetto tattico, non lo so, forse ha confuso un po' i giocatori, che poi Zielinski, voglio, Zielinski mediano come regista, è proprio inutile, ha perso diverse palle, l'unica volta che ha giocato bene su a tre quarti, quando ha dato il via all'azione dell'1-0. Solo la sua tre quarti. Quando Zielinski fa una giocata buona è perché si trova sulla tre quarti. È una coincidenza? O perché io per una volta nella mia vita di youtuber tengo ragione? Commentate sotto. Comunque Napoli vince, stravince, strappa tre punti bellissimi a casa. C'è da migliorare sicuramente l'aspetto della gestione della palla, perché nel primo tempo, lasciamo stare, poi nel secondo tempo la stanchezza nella Champions si è vista, il Lecce ha pressato un po' più in avanti, però il Napoli ha saputo più o meno saper tenere testa, ok, sui ritmi del Lecce, che poi anche il Lecce poi dopo il 4-1 si è proprio demoralizzato, si è proprio sparito. Comunque bisogna migliorare, che poi il Napoli oltretutto non bisogna dimenticare ha giocato con 8 undicesimi diversi, mi sembra, rispetto alla Champions. Comunque un bel turnover ampio, mancavano Manolas, Younes, che se ci fosse stato secondo me avrebbe giocato, Llorente da titolare, prima titolare, doppietta o pensionata, comunque è stato un acquisto determinante, ok, che poi ora è facile sultare per i suoi gol. Quando lo chiamavate un pensionato e un scarpare e un lambione, che poi anche oggi alcuni rinnegano l'utilità di Llorente, io non capisco perché, godetevi la vittoria, ma lasciamo sta. Comunque, vinciamo 3 punti, adesso pensiamo a Cagliari. Pagelle, Ospina 5,5, ha fatto un bel intervento nell'occasione prima del rigore, poi ha fatto il rigore di merda, che là dovevi ritornare in posizione, e invece ti sei voluto buttare a piede palum. Ok, ha fatto il rigore e poi una bella parata su Tabanelli, che poi la palla è andata sul palo, ma comunque io gli avrei dato 6, però 5,5 per quell'errore sul rigore. Ma qui 6, prima gara stagionale da titolare, ha giocato 90 minuti, ha iniziato male, bisogna dire, ha iniziato male soprattutto tecnicamente, ha spinto tanto, ha crossato sempre male, ha crossato solo una volta dal fondo, cross indietro verso la lunetta, Milik ha fatto il velo, però dietro non c'è nessuno. Comunque, ma qui deve ingranare sicuramente di più. Maximovic e Koulibaly 6, non hanno avuto impegni grossolani con l'attacco del Lecce,
hanno rischiato qualcosina nel primo tempo, bisogna dire, però normale amministrazione per i due centrali. Gulam 6, gli do un 6 di incoraggiamento, come si dà a scuola, un 6 di incoraggiamento, perché lui ha le qualità per sfondare, ha le qualità di ritornare. Gulam del prima di infortunio, mi sembra che era l'ultimo anno di Sarri, se non erro, che dava corsa, cross, eccetera. È stata, diciamo, la controfigura di Marquì, uguale, stessi errori, stessi passaggi sbagliati, ha fatto pochi cross, è stato sì sicuramente determinante sull'azione che ha portato dal 4-1, assist il suo e l'assist su Insigne che partirà da Gabriel, però mi aspetto sicuramente molto di più dall'algerino, sicuramente. Elmas 6 non ha giocato come contro la Sampdoria, diciamo spensierato, diciamo così, però ha giocato un po' più bloccato, non ha perso quasi mai nessuna palla, tecnicamente c'è, però contro queste squadre chiuse deve giocare un po' più veloce, secondo me. Ha rischiato anche la doppia ammonizione, lo sottolineo sempre. Poi Zielinski 5,5, il peggiore in campo, non è la sua zona come mediano da regista. Non difende, non sa gestire il pallone, fa il minimo indispensabile, gioca il semplice ma in modo patetico. Cioè la passa sembra al Mass, la passata sembra al Mass, a Fabian Ruiz, a Ret, cioè nessuna verticalizzazione, nessuna imbucata definitiva e decisiva soprattutto. Certo, ha fatto quel piccolo assist per Milik, che poi la palla è andata al Llorente, però nel complesso è stata una partita molto insufficiente del polacco. Fabian Ruiz 7, quasi stessi ritmi di Elmas, quasi, però è stato molto leggermente più veloce, bravo a inserirsi, ha rischiato, cioè l'ammonizione lo ha, mi viene da dire, lo ha contagiato mentalmente, infatti dopo l'ammonizione non è intervenuto più volte a contrastare l'avversario, però gli ripremio il gol, che ha fatto un grandissimo gol, veramente al bacio. Poi chi manca più? Insigne 6,5, assist, rigore, il rigore sbagliato, e poi ha avuto le palle, bisogna dirlo, di ritirare un'altra volta e poi segnarlo. Deve migliorare, Insigne tenne sempre su Brutovic di portare sempre la palla e mai passarla, l'ha da passare questa palla, l'ha da passare. Llorente 7, doppietta, tutti zitti, doppietta, più il gol contro il Liverpool, 3 gol nelle ultime due partite, un assist, che volete di più dal pensionato? Ha fatto pure un bel lavoro di squadra, si è guadagnato il rigore, che cazzo volete? Ma il guardia è più forte, grazie cazzo, però abbiamo Llorente che sta facendo le palle quadrate, cazzo, si è messo subito a disposizione di Ancelotti e questo va premiato. Milik, 6, sufficiente. Sufficiente, il ritorno dopo un mese dall'infortunio, deve ricarburare, è tornato tardi dalla nazionale come Zielinski, però la preparazione non l'ha fatta in maniera top, infatti sta fuori dai box già dalle amichevoli, deve ritrovare il ritmo sperando che non si faccia male un'altra volta. Poi subentrati Callejon senza voto e Luperto senza voto, Lozano 6, ha avuto un'occasione per segnare, però Gabriel ha fatto una buona parata. E niente, voglio 15 minuti, vanno più che bene, forza, come sempre, ci vediamo col pronostico Napoli-Cagliari domani alle ore 14, ma prima del pronostico alle 6, se tutto va bene, uscirà il video del fantacalcio degli youtuber. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao, voglio, e state zitto, ho pensionato. Doppietta.